Amici del campionato amatori Taranto, ritorniamo in pompa magna a raccontare le gesta pallonare degli eroi del calcio amatoriale tarantino nelle serate di Coppa e dopo avervi deliziati con la finale di Coppa Italia è la volta della regina delle finali di Coppa. Ebbene sì, Samaflex e Caffè del Regno si daranno battaglia sportiva ovviamente per aggiudicarsi la Coppa Campioni provinciale. Porco cane, che emozione ragazzi! E allora si va subito a vedere le formazioni partendo dai Blues di Samaflex che schierano in porta Davide Demitri, Nicola Augenti e Andrea Solidoro centrali difensivi, mentre sugli esterni troviamo Vittorio Emanuele Cerbino e Giuseppe Fasulo. La cerniera di centrocampo è composta dalla coppia centrale Arcuri-Casula, mentre sulle fasce viaggeranno Antonio Macaluso a destra e Giacomo Cavallera a sinistra. In attacco Alessandro De Nicola farà coppia col PCC della Serie A, Fabio Nardò. I bianconeri di Caffè del Regno si oppongono con Francesco Quarto in porta, Angelo Fasano, Mario Piepoli, Nicola Di Polito e Arcangelo Schiavone in difesa, rispettivamente da destra a sinistra. Play basso, Claudio Bellavista, e non sapete da quanto tempo aspettavo di dirlo, coadiuvato da Marco Manzella a destra e Angelo Carenza a sinistra. Il tridente offensivo è di quelli che fanno tremare le gambe, con Daniele Pellegrino e Francesco Buzzacchino a supporto della punta centrale Simone Di Pietro. Chi se non il signor Angelo Cervellera poteva dirigere questa sinfonia tardo-primaverile, magistralmente supportato dai signori Maurizio Bufano e Luca Simonetti della sezione ASI di Taranto. E allora prendiamo fiato e godiamoci gli highlights della gara. Sulla ribattuta della difesa bianconera, Francesco Macaluso scalda i motori intercettando il pallone e scaraventando una minella sapida all'indirizzo della porta difesa da Quarto, che blocca sicuro. Ancora Samaflex. Punizione battuta da Marco Casula. Nardò è pronta all'incornata, ma la deviazione di Nicola Di Polito gli fa passare il pallone sulla nuca. Occasionissima sfumata. Manovrano sulla destra i bianconeri di Caffè del Regno. Francesco Buzzacchino si libera sul filo dell'offside e si dirige tronfio verso la porta avversaria. Il recupero monumentale di Fasulo però manda tutto all'aria. Stile Tatarasso Terra di Manzella su calcio di punizione. La palla carambola su Di Pietro che non riesce a finalizzare. Marco Casula prova la botta da fuori. Il pallone sibila pochi centimetri dalla traversa. Calcio di punizione intercontinentale battuto da Schiavone che atterra al limite dell'area avversaria. Demitri in libera uscita si fa superare dal pallonetto di Simone Di Pietro, ma la palla zompetta vivacemente finché Manzella con la punta del piede non riesce ad inzaccherare il pallone nella porta della Samaflex. Il vantaggio di Caffè del Regno è servito, ma non si può negare che la difesa dei padroni di casa l'abbia combinata davvero grossa, anzi, di più. In chiusura di primo tempo Di Pietro scalda le manone di Demitri con una castagnola scagliata dal limite dell'area. La risposta del portiere è da applausi. Arcuri intercetta un pallone sulla tre quarti, scambia poi con Nardò che gli restituisce palla lanciandolo in profondità. Il centrocampista di Samaflex scarica un piattone in corsa che Quarto respinge d'istinto, allontana poi la difesa ospite. Rischio Samaflex sugli sviluppi di un disimpegno difensivo. Bellavista si inserisce furtivo e ruba palla agli avversari. Di Pietro arriva di gran carriera e spara un siluro che Demitri disinnesca davvero campione. Rimessa laterale per i Blues, lob velenosissimo di Macaluso che timbra la traversa da posizione defilata. Roberto Pace riceve palla sulla destra, il suo traversone viene respinto dalla difesa bianconera ma Arcuri si intromette e semina il panico in area prima di servire al centro. Ancora una volta Nardò manca l'appuntamento con la gloria per una questione di micron. Manzella suggerisce per il nuovo entrato Luigi Vapore. L'attaccante bianconero domestica il pallone prima di servire nuovamente il compagno che tenta la conclusione dalla distanza. Niente da fare. Visto che i colpi di testa sotto porta non gli stanno riuscendo, Nardò prova a sfondare direttamente sul calcio piazzato. Palla a fil di palo. Nardò non si arrende e sugli sviluppi di una rimessa laterale butta un cross nel mezzo che finisce proprio sulla testa di De Pace che bello fresco a centro area beffa tutti ed insacca il pallone del pareggio ad una manciata di minuti dalla fine. Esplode la gioia della panchina di Samaflex mentre quella di Caffè del Regno si ammanta di tristezza. Si riprendono subito dallo shock i bianconeri e tentano un ultimo assalto alla porta avversaria, ma il colpo di testa di Luigi Vapore non impensierisce più di tanto Demitri e finiscono così in parità i tempi regolamentari. Ci si gioca la Coppa Provinciale Campioni ai calci di rigore, che sono quella cosa terribile e terribilmente magnifica che possono trascinarti in alto, sulle nuvole o sprofondarti nello sconforto più assoluto. Accidenti, questa mi è venuta proprio bene.
Questa volta i rigori assegnano la vittoria ai Blues di Samaflex, ma noi avremmo assegnato volentieri la vittoria ad entrambe le formazioni per lo spettacolo offerto dentro e fuori dal campo. Ma non si può, zozzaccia della miseria, e perciò, come diciamo sempre noi, onore agli sconfitti e lode ai vincitori! We'll be right back.